Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un video a grande richiesta, perché parliamo dello ieri, oggi e domani dedicato a Mass Effect. Mass Effect è una serie che personalmente ho sempre amato alla follia. L'ho amata alla follia sia perché unisce il fantascientifico con la componente ruolistica, sia perché oggettivamente è una delle serie che BioWare ha curato con maggiore attenzione, nonostante evidenti alti e bassi, ma ne parleremo nel corso del video. La prima cosa da sottolineare appunto è che il primo Mass Effect rappresenta un po' un gioco storico, una pietra miliare del panorama ruolistico e videoludico in generale. Perché? Perché da quel lontano 2007 in cui BioWare fece debuttare questo gioco sul mercato, diciamo che il genere dei giochi di ruolo a tema fantascientifico e non solo è cambiato parecchio. Il primo Mass Effect riuscì infatti a coniugare quasi alla perfezione le dinamiche tipiche degli action e dei TPS con i giochi di ruolo, creando un ibrido, almeno per l'epoca, in grado di rivoluzionare veramente, di aprire le porte del mondo dei giochi di ruolo a un pubblico sempre più vasto. Fu un gioco molto bello sotto tutti i punti di vista, tranne forse del gameplay, che era un pochino ruvido sotto certi aspetti, un pochino poco rifinito, ecco, diciamo così. Però diciamo che dal punto di vista ruolistico, narrativo, era un gioco con pochi rivali all'epoca, anzi forse nessuno, perché era un gioco in cui le scelte avevano un senso. Era un gioco in cui si poteva condizionare il mondo che ci circondava attraverso le nostre decisioni. Era un gioco in cui i rapporti con i nostri compagni di viaggio venivano condizionati dal nostro comportamento, e soprattutto un gioco che raccontava una gran bella storia di fantascienza, alieni, insomma, c'era veramente tutto, compresa una gran bella sceneggiatura e dei combattimenti che, ripeto, pur non essendo poi così rifiniti, poi così precisi, il sistema di puntamento era un po' così, riusciva comunque a emozionarti, a sottolineare quella spettacolarità tipica di un film fantascientifico. Poi, con l'arrivo di Mass Effect 2, le cose si sono fatte un po' più interessanti, perché la saga si è evoluta anche grazie al fatto che le scelte fatte nel primo Mass Effect potevano essere addirittura trasportate nel secondo, quindi dando un senso di continuità assoluta a ciò che avevamo già fatto in passato, ma soprattutto perché attraverso Mass Effect 2 la saga è maturata. Maturata magari non in maniera eccezionale sotto il profilo ruolistico, ma sicuramente maturata e si è evoluta, perché il gameplay si è fatto più rifinito, il gameplay si è fatto più solido, più appagante e gratificante. La componente ruolistica, al contrario, un po' chi non ne ha risentito, perché forse nel tentativo di avvicinarsi a un pubblico un pochino più vasto, BioWare e Electronic Arts hanno ridimensionato un po' la componente ruolistica, dedicando più spazio alla narrazione, che si è fatta molto più intensa, interessante e più cupa, e soprattutto alla componente del gameplay, quindi alla componente action, con dinamiche di combattimento molto più solide, molto più rifinite, che sottolineavano ancora meglio la grande spettacolarità che c'è alla base dell'universo di Mass Effect. È un gioco che ha proposto grande narrazione, una narrazione ancora più intensa, una narrazione che secondo me ha raggiunto i suoi picchi di assoluta eccellenza nelle missioni dei compagni, quelle che ci permettevano di legare ancora meglio con i nostri tanti compagni di viaggio. Un gioco che personalmente considero forse uno dei migliori in assoluto del genere, perché riesce a soddisfare tanto gli amanti dell'azione quanto quelli del gioco di ruolo senza deludere realmente nessuno, cosa che magari il primo e il terzo hanno fatto per ragioni però diametralmente opposte. E qui arriviamo appunto al terzo capitolo, il capitolo della discordia, l'ho sempre definito, per il semplice fatto che è un gioco un po' particolare. Dal punto di vista scenico, scenografico, è pazzesco, oggettivamente pazzesco, un gioco che narrativamente parlando riusciva a farti sentire veramente l'adrenalina fino qui, un gioco che a livello di sequenze filmate ti lasciava senza fiato, grande adrenalina, grande emozioni, grande coinvolgimento, però la componente ruolistica era ancora più ridimensionata rispetto al passato, e l'introduzione del multiplayer, che secondo me è stata una cosa inutile, trascurabile, anche un po' deprecabile, non ha fatto altro che esaltare appunto questa predisposizione, questa tendenza sempre più marcata verso l'azione, a discapito purtroppo della profondità ruolistica, perché dal punto di vista generale Mass Effect 3 è più un action TPS rispetto a un gioco di ruolo. È un TPS con degli elementi ruolistici all'interno, a differenza magari del primo Mass Effect, che era un gioco di ruolo con elementi action all'interno, per cui diciamo che è come se si fosse ribaltata e rivoltata completamente la serie nel corso della sua stessa evoluzione. Comunque, diciamo che Mass Effect 3 è riuscita ad accontentare
un pubblico abbastanza vasto, nonostante un finale che ha fatto discutere, che secondo me è stato un po' il punto più basso mai toccato dalla saga, perché per quanto criptico, oggettivamente un po' bruttino, il finale, anzi i finali di Mass Effect 3 dovevano rimanere tali. Il fatto che Bioware abbia deciso poi all'epoca di rivederli, aggiungere il DLC, che non hanno fatto altro che poi complicarci la comprensione e complicarla al mondo di questo finale, che alla fine è un finale un po'... non lo so, io l'avrei fatta finire in maniera completamente diversa. In questo, il finale fatto dai fan forse è decisamente più gratificante e appagante, però l'approccio e la gestione di quella particolare situazione da parte di Bioware non mi è piaciuta, perché ha palesato un po' di caos, di panico, di ansia generalizzata che avrei evitato, perché denotava un pochino poca convinzione in ciò che avevano creato, perché fondamentalmente è successo tante volte che un finale di un gioco non sia piaciuto, ma non si è mai visto che uno sviluppatore crea qualche spiegazione semplicemente per accontentare il pubblico. Ecco, forse quel particolare frangente ha dimostrato un po' troppa insicurezza, e forse questa tanto chiacchierata grande influenza da parte di Electronic Arts, che ha un po' snaturato le idee di base di Bioware su quella che doveva essere originariamente l'evoluzione della saga di Mass Effect nella sua interezza, in questa trilogia molto amata e molto popolare. Però, diciamo, nel complesso possiamo dire che la saga di Mass Effect è una delle migliori saghe uscite negli ultimi anni, una delle saghe più intense, più amate, più popolari, e chi più ne ha più ne metta, che però adesso si appresta a fare il grande salto. Un grande salto che a me personalmente preoccupa un pochino, perché con Mass Effect Andromeda, gioco di cui peraltro si sa pochissimo, non perché ci siano effettivamente problemi, o meglio, non voglio credere che sia così, ma penso più che altro che Electronic Arts e Bioware siano un po' messe da parte per dedicare spazio a Battlefield 1. Ciò detto, però, Mass Effect Andromeda mi preoccupa un po'. Perché? Perché è un nuovo inizio per la saga. È una rottura netta con il passato, perché come ben sapete parlerà di una nuova galassia, parlerà di una nuova storia, quindi con nuovi personaggi. E il fatto che fino ad oggi, nonostante appunto ci siano grandi spiegazioni perché vogliono dedicare spazio ad altri prodotti che arriveranno prima, Titanfall 2 eccetera eccetera, il fatto che non si stia dedicando il giusto spazio a questo prodotto mi delude un po', mi amareggia. Mi intristisce, diciamo quello che volete, insomma, perché la saga di Mass Effect, soprattutto adesso che sta rompendo con il passato, che si avvia a una nuova era, a un nuovo inizio, avrebbe bisogno di un hype lungo 20 anni, avrebbe bisogno di un team di sviluppo che ti snocciola settimana dopo settimana, o quantomeno mese dopo mese, qualcosina in più per far crescere l'entusiasmo di un pubblico che dopo il finale di Mass Effect 3 ha bisogno di ritrovare il giusto entusiasmo per riavvicinarsi a questa saga. Una saga che appunto, per quanto amata, ha avuto i suoi alti e bassi, e vorrei veramente che Bioware e Electronic Arts ripartissero con Mass Effect Andromeda con qualcosa di travolgente, tanto travolgente quanto fu all'epoca il primo Mass Effect. Qui devo interrompere il me del passato per arrivare al me del presente, perché c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda Mass Effect Andromeda. Quando ho registrato questo video non si era ancora visto veramente niente di Mass Effect Andromeda, per cui voglio subentrare a posteriori del PlayStation Meeting per dire la mia su quel poco che Bioware ha mostrato di Mass Effect Andromeda. Nella brevissima demo che hanno fatto vedere al PlayStation Meeting per far vedere appunto il gioco su PS4 Pro, devo dire che Mass Effect Andromeda non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, per cui le prospettive future di questo brand un pochino mi preoccupano. Mi preoccupano perché dal punto di vista stilistico e tecnico sicuramente è un gioco fenomenale, perché obiettivamente mi ha lasciato un po' con due occhi così, perché è molto molto d'impatto, molto molto bello, molto molto suggestivo, però... il fatto che non si sia visto ancora niente di concreto, il fatto che l'annuncio su un gioco così atteso sia arrivato attraverso una demo non commentata, non spiegata, senza nessun dettaglio, buttato lì tanto per dare un po' più di sostanza all'annuncio della PlayStation 4 Pro, mi ha lasciato un po' perplesso, perché non vorrei che Mass Effect Andromeda si trasformasse nel
proverbiale specchietto per le allodole, essendo un gioco di grande impatto visivo ma di scarsa sostanza. Lo dico non solo perché non hanno fatto vedere niente di concreto, niente combattimenti, niente sistema di interazione, niente di niente, ma perché quel poco che si è visto a livello di esplorazione non mi ha convinto, vuoi per i movimenti un po' meccanici del protagonista, vuoi per questi effetti, queste animazioni un po' a tratti troppo simili l'una all'altra, perché anche il fatto, come avevo poi detto in un altro video, della corsa del personaggio, così un po' che sembra un po' un cliché del personaggio forte fisicamente che va lì e se la squatta mentre corre, non mi ha suscitato quelle stesse sane emozioni come aveva suscitato il primo Mass Effect. Per cui, cosa attendersi dal futuro di questo brand? Io personalmente ho un po' paura, così come ce l'ho per il brand di Dragon Age, d'altronde, perché ho il timore che BioWare non voglia più puntare sulla profondità ruolistica, che poi è quello che l'ha resa grande, che l'ha resa BioWare, ma voglia piuttosto puntare su cose che possano vendere una fracca, a prescindere da tutto, da qualsiasi discorso inerente alla qualità o alla profondità ruolistica. Ed è un qualcosa che una casa che fa giochi di ruolo, o quantomeno dovrebbe fare, è un pochino preoccupante. Detto questo, niente ragazzi, io direi che su Mass Effect abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Aspetto ovviamente di sapere cosa ne pensate voi. Fatemi sapere cosa ne pensate del passato, del presente, ovviamente del futuro di questa saga, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.